Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutto tech. Siamo tornati, finalmente eccoci qua. Allora, oggi vi vorremmo introdurre un nuovo argomento che per i più fedelissimi sicuramente avrà visto qualcosa in anteprima su tutti gli altri vari social dove noi siamo iscritti come tutto tech. Ribadiamo, siamo sia su TikTok, Facebook, Instagram, quindi se vi capita andate a vedere e iniziate a seguirci anche lì. Stiamo mettendo un bel po' di foto di questo nuovo argomento che ha iniziato ad intrigarci e chi se lo sa, magari in un futuro si svilupperà in altri progetti, quindi vediamo un attimino. E quindi ragazzi, prima di vedere con una piccola magia apparirà qui il prodotto, ricordatevi, mi raccomando, di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, tanto non vi costa nulla, e di attivare la campanellina, così da non perdere i prossimi video in uscita. Ed ora, mago la maga magia, eccola qui! Ta-tan! Allora, l'abbiamo presa circa 2 settimane fa? Più o meno, tre sì. 3 settimane fa massimo. È una stampante 3D, per coloro che non sanno cos'è questo prodotto, ormai in pochi, ma è una stampante 3D. Abbiamo iniziato a stampare un po' di prodotti, come dicevamo prima, sono stati messi su tutti i vari social ai quali siamo iscritti, e devo dire che stiamo imparando, però, attenzione, non è che siamo degli stampatori 3Diani molto navigati, però come qualsiasi altra cosa richiede tempo per poter imparare bene ed affinare le tecniche di stampa. Beh, come agli inizi del canale abbiamo iniziato a parlare di Alexa pur non sapendo veramente niente, piano piano siamo riusciti ad affrontare l'argomento insieme a voi, come al solito, e quindi anche questo è un settore magari un po' più di nicchia che però si sta espandendo tantissimo. Veramente tanto, sì. Veramente tanto, e che ci piacerebbe affrontare insieme a voi, perché si possono andare a creare tante di quelle cose che non avete idea, cioè veramente dalle parti, che ne so, dalla macchina, lo sportellino, il portaoggetti, al portachiavi, a chi è possessore di GoPro che magari lo vuole attaccare, avere un supporto per la GoPro, per la macchina fotografica, insomma, a 360 gradi la stampante vi può realizzare parecchi prodotti. Certo è che sono da tenere in considerazione tantissimi aspetti di questo prodotto, perché comunque si interfaccia con un software, bisogna trasformare dei file, aspettiamo adesso. Comunque poi vi faremo una rapida infarinatura di quello che noi abbiamo appreso finora, perché ripeto, saremo al 20% forse ad esagerare di quello che abbraccia il mondo della stampa 3D. Adesso guardiamoci un attimino velocemente la sigla e dopo la sigla Michele, perché è lui soprattutto l'esperto, vi illustrerà il prodotto, così capiremo anche le caratteristiche, i costi e una prima infarinatura generale per poterla iniziare ad utilizzare. Però giustamente, come diceva Marco, adesso lanciamo la nostra sigla! Perfetto ragazzi, cominciamo dal dire che attualmente la stampante che abbiamo acquistato è la GTEC A10 Pro. Questa è una stampante a filo che utilizziamo noi, è il PLA, comunissimo PLA. Più avanti proveremo materiali un po' più morbidi, diciamo, mi sembra che si chiami il TPU. Attualmente stiamo iniziando a stampare con questa bobina, che è una bobina da 1 kg, sempre della GTEC, la marca della stampante. Abbiamo trovato l'offerta. Allora, la stampante a prezzo pieno costa 239 euro. Attualmente, abbiamo appena verificato, alla data attuale, quando l'abbiamo comprata noi, era in offerta con un coupon da 80 euro, quindi 159 euro, più un 22-23 euro di bobina. Insomma, sui 189 euro abbiamo acquistato tutto ciò che ci serviva per poter iniziare a stampare, o meglio, c'era la stampante, era quasi tutta assemblata, andava assemblato l'alimentatore, questa U era già montata, quindi bastava semplicemente inserirla poi nelle gambe, diciamo, passatemi il termine, e qualche altra cosettina, il cavetto questo qui bianco, la guida per il PLA. Detto questo,
L'assemblaggio, sì, diciamo che non è stato difficilissimo. Più che altro c'era anche tutta la cavetteria che voi adesso non vedete perché è tutta nella parte posteriore, ma poi vi faremo vedere un po' più nello specifico. I cavetti andavano posizionati. Allora, è difficile sbagliare perché comunque qualche riferimento c'è. Però se sono neofita e soprattutto con le istruzioni che dà la G-Tech, diciamo che non è che siano proprio così dettagliate. Comunque, una volta assemblata la stampante, l'ho accesa e c'è all'interno anche una micro SD da 4 giga. Non è tantissimo, però per quello che pesa un file va più che bene. Quindi ho acceso la stampante, sono andato in stampa dalla SD, abbiamo effettuato la prima stampa e il risultato è questo. Prego la regia di mostrare il risultato della prima stampa. Si tratta semplicemente di un gatto con delle scritte immagino cinesi, vista la provenienza della stampante, made in China. Molto dettagliata, molto bella, ero felice e contento. Dopodiché ho iniziato ad approfondire un po' di più quello che era il discorso stampante. Che cosa devo fare prima di accendere la stampante? La prima cosa da fare, che viene consigliata da chiunque e sicuramente viene consigliata anche da noi perché è fondamentale per avere una buona stampa, è regolare il piatto. La regolazione del piatto avviene semplicemente con un cartoncino che vi danno loro in confezione. Dopodiché spostate, accendete la stampante, gli dite di andare nel primo angolo. Per farla automatica potete fare i quattro angoli. Ci sono sotto delle rotelle che alzano e abbassano ogni angolo del piatto e questo va a rendere omogeneo, orizzontale il piatto, perché se il piatto non è perfettamente orizzontale avrete problemi di stampa, perché la testina inizierà a ruotare, magari qui è perfetto, qui invece si alza un po' di più, quindi il filamento quando viene estruso si scioglie e non riesce a fare una stampa perfetta. Alla fine ho avuto un problemino del tipo: la stampante non faceva sì che il mio pezzo che aderisse direttamente sul piatto. Quindi sono andato a cercare qualche soluzione ed era alzare la temperatura e regolare meglio il piatto. Quello che adesso andiamo ad analizzare è il software che serve, perché non avete la stampante fino a se stessa. Io ho scaricato Cura perché in tanti lo suggeriscono come software per poter gestire i file da poter stampare, e Cura è molto semplice, importa praticamente il file che voi gli inserite, dopo andremo a vedere dove, ve lo seziona e vi dice sotto quanto tempo ci impiegherà ad effettuare quella stampa. E naturalmente, se poi nelle varie impostazioni andate a inserire anche quanto avete pagato la vostra matassa, il vostro filo, vi farà un calcolo abbastanza preciso del prezzo finale del vostro pezzo. Detto questo, facciamo un passo indietro. Da dove prendo i pezzi da stampare? Allora, io non so utilizzare un software di AutoCAD piuttosto che Fusion 360, quindi un software che poi io possa disegnare in 3D, ma anche quello stiamo guardando un attimino di studiarci qualche software gratuito per poter realizzare anche noi dei pezzi, perché magari c'è la necessità di fare qualcosa di specifico. Esiste un sito, poi vi metto qui sotto il nome, si chiama Thingiverse. Ci sono milioni e milioni di oggetti, di utenti che hanno creato pezzi in 3D per noi. Poi faremo un video specifico su tutti questi passaggi. Adesso questa è un'infarinatura generale per farvi capire. Sono molto soddisfatto della stampante. Una stampante sicuramente entry level, anche perché io e mio fratello ci siamo detti ok, approcciamo questo mondo, però vediamo un attimino se è un qualcosa di, cioè, che ci appassiona, che comunque ci piace, ci prende. Io penso che è meglio non approfondire troppo, ma far vedere in un altro video maggiori dettagli su tutto quello che sono le componenti della stampante, e direi di tornare con mio fratello e salutarvi. Beh, insomma, Michele ci ha già smanettato parecchio, più che altro tutte le calibrazioni di cui parlava, quella è la parte più complicata, diciamo. Sì, è un po' la parte più rognosetta, diciamo. Sì, perché non capendo molto di stampante 3D devi studiarti tutto da zero. Piano piano. Insieme a voi, ripetiamo, ci possiamo arrivare. Fateci sapere se appunto questo argomento vi può interessare.
Poi vi faremo vedere magari appunto dei video più dettagliati su ogni singolo argomento che magari Michele adesso ha affrontato molto genericamente. Sì. Perché merita un po' più di attenzione, un po' più di dettaglio. Bene ragazzi, direi che per questo video è tutto, ci vediamo. Vi lasciamo qui sotto il link della stampante ed eventualmente anche dei fili che stiamo utilizzando. La consigliamo perché comunque è un prodotto entry level, ma comunque fa il suo lavoro. E ci vediamo al prossimo video. Al prossimo ragazzi, ciao! Ciao!